Buongiorno, ben ritrovati con la nostra rubrica di Politica Matrerica e oggi ovviamente parleremo dell'evento forse più importante autunnale di Arezzo, la Maratona Città d'Arezzo, che ne commenteremo insieme a Moreno Sinatti. Ecco, direi Moreno, è stato un evento spettacolare, bellissimo da un punto di vista proprio sia meteo ma anche dalla partecipazione, tantissimi partecipanti, famiglie intere, scolaresche intere, appassionati di podismo e non solo, tecnici del podismo, e poi ovviamente il in precedenza anche, esatto, nel villaggio Sport e Salute, che giovedì, venerdì e sabato c'erano queste alcune manifestazioni dove consegnavamo i pettorali, c'erano questi spettacoli con i vigili, con la flash dance, con addirittura anche la contraerea, con la ginnastica Francesco Petrarca, insomma tantissimi happy days e poi ecco happy fun, scusate, quindi gruppi che si sono esibiti, si sono alternati diciamo in questi tre giorni di spettacoli e sport. Vedete qui anche le acrobazie che venivano realizzate, questa in piazza Guido Monaco, veramente anche bellissime, direi spettacolare. Poi la giornata fantastica, sì, ovviamente ha contribuito anche al 90% anche all'uscita della manifestazione. Esatto. E direi diciamo che questa 21esima edizione è diventata adulta, anche se c'è stato un piccolo neo, ahimè purtroppo diciamo al secondo passaggio una ventina di atleti hanno tagliato, non sappiamo per quale motivo è avvenuto questo. Noi abbiamo presidiato un po' tutto il percorso, ma poi ovviamente non è che possiamo presidiare metro per metro, era stato tagliato, diciamo di no, però si hanno sbagliato e non si sa insomma se è volutamente, ma sicuramente c'è stato uno sbaglio, hanno visto male dove era il percorso e sono trovati da un'altra parte. Ecco, qui siamo ai preliminari prima della competizione. Stefano La Rosa, l'azzurro di primo spicco diciamo, che presenta la competizione, poi gli atleti aretini presenti e poi i personaggi che hanno fatto la gara, che hanno dato spettacolo da un punto di vista tecnico con i grandi risultati proprio cronometrici sia in campo maschile ma soprattutto anche in campo femminile. Quindi ecco, vediamo qui il ricordo di Gibina Milcare, applaudito, ricordato da tutti gli appassionati, ormai era un beniamino diciamo di queste competizioni e se non arrivava lui non chiudeva la corsa, insomma, quindi era quello che riusciva a chiudere la corsa, però era sulla bocca di tutti, era un amico di tutti, era un personaggio importante. Qui vediamo subito la partenza, molto sostenuta proprio dovuto al fatto che l'impegno era quello di fare un ottimo tempo, perché in base al tempo c'erano dei bonus importanti da un punto di vista anche economico. E qui vediamo proprio la lunga fila, poi vedremo anche le immagini che dal drone sono state realizzate dai nostri operatori proprio per far capire, per far vedere la marea di gente, cioè i circa 2000, 2100, non sappiamo esattamente quanti sono perché sono tantissimi. Sì, gli iscritti fra la mezza maratona, a 10 km e la staffetta erano 947 mi sembra. In più abbiamo dato 1030 pettorali per la non competitiva, poi c'è qualcuno che sicuramente senza pettorale si è intufolato. Quindi diciamo, 2000 erano più o meno tutti i partecipanti, ma qui lo vediamo proprio da queste immagini che sono emblematiche, riempire tutto via Crispi, via Roma, piazza Guido Monaco con una marea di gente così, qualcosa di spettacolare, cioè, sembra una filmata di non sappiamo di che cosa, ma veramente spettacolare, una giornata stupenda, come vedete proprio il sole ha accompagnato questa bellissima manifestazione, questi colori gialli delle magliette che abbiamo dato un po' a tutte le scuole, a tutti i non competitivi, che sono stati offerti da ISA Impianti, quindi chiaramente un grande supporto che poi ha contribuito anche al villaggio Sport e Salute, insomma tutta una serie di iniziative che insieme hanno diciamo coronato un po' una giornata splendida sia dal punto di vista sportivo che da un punto di vista proprio puramente spettacolare. No, sicuramente al di fuori degli addetti cioè è venuto tutto bene, solo c'è stato questo intoppo, ma vista da fuori è stato un successo. Poi un successo anche perché c'è una, se sei di Arezzo c'è stata una persona, una donna che ha criticato l'avvenimento, ha avuto contro 536 contatti tutti contro di lei, quindi sicuramente anche la mentalità di Arezzo, quindi, la cultura sta cambiando anche sotto questo aspetto, quindi apprezzano anche l'impegno, perché ha detto
tre ore di chiusura al traffico, neanche tre ore, poi dice c'erano i cartelli da 10 giorni che dicevano che qui non potevi passare. C'è stata una sensibilità anche, sì, i giornali, per... scritti, la televisione, quindi sapevano tutto, chi non voleva sapere non sapeva. E qui intanto siamo proprio ai concorrenti, vediamo i protagonisti da un punto di vista puramente competitivo, vediamo proprio la schiera anche degli atleti della Aretini, della Polisportiva Pruciano, che si sono collocati a ridosso del gruppo di testa, e qui intanto vedete la massa di gente, i tanti appassionati, bambini, adulti, famiglie intere, famiglie intere, è stata la cosa veramente positiva, quella di vedere tanta gente, ma soprattutto lo spirito goliardico nel parteciparvi. Ecco, vedete qui alcuni che corrono senza pettorale, quindi si vede anche questo aspetto qui. E intanto qui siamo sul settore femminile, le quattro inseguitrici, perché la Mosetti già aveva preso subito il comando insieme al gruppetto, diciamo, dei protagonisti. Qui vediamo invece la Mongoleia, la Cavalline, poi avevamo visto la Rotic e poi la Kenboy, mentre qui la Mosetti, vedete, con Murad, Khalil, sì. Poi con Cardelli, poi ancora con Jamali, e qui altri invece che passeggiando hanno voluto essere partecipi di questa competizione. Qui vediamo Alessandro Annetti, che attualmente è leader del circuito del Grand Prix, poi Cannucci, che poi il secondo giro rallenterà progressivamente, poi ancora dietro vedete i vari, la Martinetti abbiamo visto in questo frangente, e poi qui uno dei fratelli, anzi tutti e due i fratelli Boinega, atleti che vengono dalle Marche, poi Stefano Rosa, chiaramente ritmo sempre molto sostenuto, ma ovviamente reduce da Berlino non poteva dare di meglio, oramai è diventato un beniamino degli aretini, e non a caso ti ha anche detto, dice, l'ultima gara che farà la scalata al castello, quando smetterà di correre, dice, l'ultima gara che farò sarà la scalata al castello. Mentre qui intanto vediamo proprio gli protagonisti, Invangi, quello più piccolo davanti con il pettorale numero 4, vincitore anche della Telese, della corsa di Telese nelle settimane passate, finato molto forte, 1:40, qualcosa del genere. Poi Bernard Rotic invece, Kiporir, scusami, che è sulla sinistra, poi che intanto vediamo Nucera, abbiamo visto Mori, Malvin, Metric, Tartaglini, che farà il primo giro, poi il secondo, ahimè, forse il ritmo forsennato non è riuscito a tenere. Poi Graziani, che invece controlla il ritmo giusto insieme a Cardelli, anche lui reduce da Berlino, ovviamente non ha completato la gara. E qui Calale, vincitore della scalata al castello, quello in bianco azzurro, che era arrivato addirittura il sabato sera. Sì, per un disguido di aerei, insomma, fa coincidenze, insomma, da Istanbul, è arrivato venendo dal Kenya, è andato a Istanbul, poi è venuto a Venezia, da Venezia è arrivato alla sera alle 7, è arrivato a mezzanotte accompagnato da Arezzo, noi, in albergo. E qui intanto vediamo la Mongoleia insieme a Graziani, poi Mori dietro, Metius, Tartaglini, e poi le altre del settore femminile. Ecco, dicevamo che questi atleti ovviamente sono atleti che spaziano a livello mondiale, quindi si spostano da un giorno a quell'altro, pochi momenti di recupero hanno, e però vanno sempre a livelli altissimi. Gli allenamenti li fanno nell'aereo parecchie volte. Vanno a livelli altissimi. Ecco, quindi intanto vediamo proprio le atlete. Ecco, la Mosetti, atleta che vinse 2 anni fa la mezza maratona con 2:09:40, addirittura qui si è migliorata quasi di un minuto in questa edizione. Addirittura lei è stata, diciamo, madre, quindi ha interrotto un anno proprio per maternità, e adesso è ricominciata e è andata subito molto forte. Addirittura il tempo realizzato ad Arezzo sarà uno dei migliori tempi a livello mondiale, insomma, quindi voglio dire, al di là quello che hanno fatto a Valencia, che hanno fatto 1:05:40 circa, lei si colloca comunque fra le prime 7-8 al mondo per quanto riguarda questi tempi. Intanto vediamo qui Calale a tirare, Vangi, vedete questo atleta mingherlino, passetti molto corti ma efficacissimo, tra l'altro anche da un punto di vista tecnico molto molto accorto, mentre vedete quello più lungo lì è l'atleta del Kenya, che lui è giunto ad Arezzo venerdì sera direttamente dal Kenya. Dal Kenya anche lui, insomma, ecco, quindi Bernard Kipkorir, che aveva un personale intorno allora, e poi Tiongi, che è quello con la maglia col pettorale numero 3, atleta che è stabile in Italia, che ha vinto a Palermo, mi sembra che abbia vinto a Palermo la mezza maratona la settimana prima, quindi chiaramente erano reduci anche da diverse competizioni. Poi subito dietro ancora abbiamo Solomon Kutch,
altro atleta di spicco. Insomma, ecco, tutti questi cinque atleti hanno fatto una gara soprattutto sul ritmo e soprattutto improntata e impostata a far sì che le, diciamo, i record fossero raggiungere i tempi, bonus, sì, sì. Quindi non era determinante vincere quanto fare riuscire tempo, a fare un tempo buono che ricolloca di avere dei bonus, sì, ma soprattutto anche di collocarsi a livello internazionale ad un certo livello. Ecco, qui vediamo proprio, intanto vediamo che proprio Solomon Rotic e Solomon Kech, che diciamo perde un pochino qualche metro dai battistrada, mentre qui Stefano Rosa purtroppo, ahimè, è rimasto solo quest'anno, purtroppo non c'è stato presto, sì, sì. Quindi è rimasto, ha galleggiato, diciamo, ha fatto la sua gara ovviamente senza avere stimoli nel raggiungere quelli che stavano avanti, ma neanche quelli che da dietro li potevano arrivare. Ha fatto il ritmo proprio senza dare il 100%, penso. Sì, ha fatto la gara senza impegnarsi al massimo. E qui, ecco, tanto abbiamo visto uno scorcio, diciamo, degli atleti che poi proseguivano nel tracciato. Ci sono dei tratti che sono, diciamo, la serie stradale viene divisa in due, e quindi si vedono quelli che viaggiano forte e quelli che viaggiano un pochino forte. Qui vediamo questo gruppetto con l'atleta, oltre che Jamali, il Khalil, Daishun e poi Perry. E c'è anche... Sì, quello della Galla di Pontedera, insieme alla Moseti. Quindi questi sono un po' gli altri. Ah, e poi c'era Murad sì, che ovviamente era ritornato anche lui con l'intento di fare un'ottima mezza maratona, invece sa che il Marocco gli ha fatto male. Qui intanto vediamo proprio un altro passaggio. Cavalieri, sì. Qui siamo verso la zona della Marchionna ridotta, quindi via Salvino Salvini. Quindi sì, questa è la zona Salvini, dove abbiamo fatto il taglio, diciamo, più importante di questo percorso nuovo, che è un percorso a detta di molti molto spettacolare e soprattutto molto più veloce. Quindi ecco queste caratteristiche che collocano, diciamo, questa gara, diciamo, anche a livello internazionale importante. Quindi vediamo la Costanza Martinetti, atleta umbra, che ovviamente puntava sulla corsa di Arezzo per ottenere un risultato da un 16 a un 18, e c'è riuscita, insomma. E qui intanto siamo al primo passaggio dopo il decimo chilometro, 10.700 circa. Vediamo un quartetto con Tiongic, con Calale, poi per Kipkorir e Vanji. Questi sono i quattro atleti che hanno un vantaggio minimo nei confronti di Solomon Kech, che è al quinto posto, e poi più staccato è Stefano La Rosa. Vedete proprio anche il pubblico, Moreno, direi numerosissimo, sì, il pubblico la quest'anno. Posizione favolosa, il pubblico quest'anno fino dalla partenza laggiù da via Crispi, all'altezza dell'anfiteatro, c'erano due ali di folla da lì, dalla partenza fino a Guido Monaco. Mai era, successo, ma poi mai era visto, spettacolare, sì. Forse probabilmente vedere 2000 atleti anche prendere il via in questa maniera. Quindi intanto vediamo un saluto di Stefano La Rosa, per passaggio di mattina alle 11, guarda quanta gente c'è. Quindi E intanto vediamo anche gli sponsor che hanno contribuito su questa manifestazione: la Finken, la Seco, la CBR, la TCA, il Michetti, poi Italfimet, ecco, quindi la Verna, Agricola Vannini, poi ecco, Colani. Ci sono tantissimi sponsor che ovviamente tutti, poi alcuni non li riusciremo a menzionare. L'Aisa Impianti, che chiaramente ci ha messo a disposizione, Gallorini, il Centro Sportivo Italiano, che è stato un valido collaboratore anche di questa manifestazione. Intanto vediamo Malvin Metwish che transita, poi vediamo Amori insieme alla Mongoleia e dietro Cavalline. Quindi queste due atlete che si stanno staccando al primo passaggio, quando siamo a 10 km 6, 10 km 7 dalla partenza. Vedete poi ancora, vediamo Cardelli che con questa mimica ci vuol far dire che lui non ce n'ha più e si vuole fermare, mentre dietro la Kenboy insieme anche alla Gerotic proseguono. Poi vediamo Alessandro Annetti, eccolo qua. Qui abbiamo diviso proprio la carreggiata in due parti, ma qui vedete il ritmo dei battistrada, veramente impressionante, Moreno. Il ritmo è costante proprio per tutti i 21 km, hanno fatto lo stesso ritmo, escluso l'ultimo chilometro sicuramente, anche se 800 metri dove il ritmo si è ancora più alzato. Qui vediamo Nucera, altra prova importante per l'atleta, diciamo il triatleta, che corre con la Freerun, diciamo che ha fatto un buon risultato. E poi ecco qui vediamo uno dei fratelli Boinega,
che ha staccato il compagno di squadra, mentre dietro ecco vediamo Cannucci che chiaramente è in difficoltà, è in estrema difficoltà, quindi non sa se proseguire, forse prosegue in maniera molto più blanda questo tracciato. E diciamo che il problema principale è venuto proprio dopo questo, dopo l'arrivo del passaggio della 10 km, vediamo le Minci, poi vediamo anche la Martinetti in questa occasione, e qui siamo ritornati sulla testa della corsa, sono rimasti in quattro, vedete sulla destra vediamo Vangi, poi a fianco maglia arancione invece per Kip Corir Bernard, poi al centro Tjongic maglia verde, maglia bianca per invece Calale, ricordiamo Calale vincitore della scalata al Castello, tanto vediamo qui ancora uno dei fratelli Boniega, poi Vannuccini, Pastorini, vediamo Bucca dietro, qui un gruppetto comprende anche Tartaglini, Tartaglini però che probabilmente, sì. E qui vediamo, ecco, si susseguono un po' i vari passaggi nella zona del traguardo, cioè quelli che terminano ai 10 km dall'altra parte, mentre da questa parte ci sono invece gli atleti, ecco vediamo Guidelli insieme all'altra atleta, la Bernardi, la Bernardi, che chiaramente la Castelquarta, esatto, la Bernardi Marta della Panca Castelquarta, anche questa qui è nazionale di triathlon. Poi abbiamo visto Cappellacci, poi Stocchi, Pastorini, Lisi. E qui vediamo intanto la testa femminile con la Mosetti che sta tirando il collo a Jamali, quindi pensate un po'. Sta tirando proprio, ma ritmo sempre costante questa atleta, vedete proprio imperterrita anche nella mimica facciale, quindi significa che sta correndo facile senza grandi difficoltà, vedete anche le falcate, nonostante c'è una falcata ampissima, molto ampia, esatto. Jamali fa falcate ampissime, questa le fa uguale a lui, è 20 cm più bassa, esatto, quindi considerando questo vedete proprio molto concentrata proprio su una prestazione che si sente nelle gambe, sì. Se la sente insomma, ecco, vede che sta andando molto bene, quindi sta tirando. Vediamo Cavallina invece che sta superando proprio la Munguleia proprio in questa occasione, e vediamo l'atleta che sta, la Munguleia del gruppo Studio Lamari burundiana, ecco qui la vediamo dietro. Anche lei, diciamo, un po' a fine stagione, ma con questa gara di Arezzo farà il suo personale, quindi sarà veramente un grande risultato. E poi questo doppio senso qui Moreno di via Giotto, come quello in via Sanzio, sicuramente è stato anche positivo. Soprattutto abbiamo ridotto il raggio di azione anche delle competizioni. Qui intanto vediamo proprio una spinta molto intensa da parte dei battistrada con Bernard Kipkorir che sta tirando, mentre dall'altra parte vediamo l'arrivo di uno dei gemelli che completano la gara della 10 km. Eccoli qua, si susseguono, poi vediamo anche l'arrivo di Tognalini, insomma, ecco, e poi tanti camminatori non competitivi, bambini, adulti, famiglie intere, insegnanti, insomma, ecco, è stato veramente una cosa di colore. Qui intanto dalla parte invece opposta saranno il transito per i 21 km e 0,97. Eccoli qua gli atleti che si susseguono nella zona, vedete la lunga schiera dei partecipanti, a destra il passaggio, sulla sinistra gli arrivi della 10 oppure della... Finalmente c'è un po' di... è molto piana questa strada. Qui vediamo Tönjik che ovviamente è in difficoltà in questo tratto del percorso, qui siamo nella zona di via 25 aprile e quindi questa zona qui, sì, no, qui siamo via Micinati. Invece vediamo Calale, poi Kip Corir e Vangi molto concentrati, molto decisi nell'azione, e questa sarà un'azione importante perché rimarranno in tre proprio da questo momento in poi. Tönjik proverà a recuperare ma ormai non è più nelle condizioni di poter arrivare alle teste della corsa, mentre qui la Mosetti, ovviamente atleta che conosciamo le sue caratteristiche, ma non sapevamo che poteva ottenere un grande risultato. Vediamo chi sta staccando addirittura Jamali, se pensate qualche tempo fa Jamali erano fra i più quotati in Toscana, sta vincendo da tutte le parti le varie mezze maratone, ovviamente non ha i keniani come avversari, però ecco sempre un atleta tosto, sì, insomma, sì, corre sul ritmo, anche lui non c'ha una buona volata, però corre sempre sul ritmo,
No, c'è una falcata abbastanza lunga, qui se passiamo al passaggio la ecco, il presidente della provincia. Già sai che ovviamente fa un segnale positivo correndo molto facilmente e quindi anche lei ha completato la sua mezza maratona. Sappiamo che è stata addirittura anche a New York a fare la maratona di New York. L'anno scorso? Sì. Quella dovrebbe essere, c'è domenica, sì. Che ora c'è domenica prossima, quindi... Esatto, quindi tanto che vediamo gli atleti invece della testa della corsa ancora insistere sul ritmo molto forsennato, addirittura anche molti atleti che vengono doppiati si sorprendono perché dice ma questi hanno un passo veramente impressionante. Non sembra, ma il loro ritmo costantemente è intorno a 2,50, 2,52, quindi cioè, voglio dire, questi viaggiano a 21 km orari sistematicamente. Qui vediamo anche il ristoro, grandi volontari che vedete qui un disperdio di cose di... Circa 5.000 bicchieri sono stati usati in questo ristoro, perché qui era andata sì. E al ritorno, quindi... E però una volta terminata la gara qui era tutto pulito, quindi ringrazio anche tutti i volontari proprio che sono adoperati per ripristinare al meglio anche queste piccole, diciamo, anomalie che ci sono nelle competizioni. Ecco, qui intanto vediamo sempre il ritmo, vedete Vangi al centro, passettini corti, però... sempre molto accorto, molto attento sui due Calale e Kip Corir che anche Kip Corir fa passi corti, non è una falcata lunga come Calale. E qui addirittura c'è un'azione dirompente di Vangi che vuole staccare tutti gli altri quando ancora qui mancano la bellezza di circa 3 km la conclusione ancora, insomma, voglio dire, quindi non è all'arrivo, però vedi da uno scossone che subito Calale, non immediatamente ma in maniera progressiva, recupera, come la stessa cosa avviene da parte di Kip Corir, e quindi si ricompatta il terzetto. Addirittura queste spinte possono influire anche ad aumentare i ritmi e soprattutto a recuperare qualche secondo, insomma. Sicuramente lì eravamo in via Anconetana, mi sembra, quindi erano a 1,5 km dall'arrivo, circa 2 km neanche. E intanto vediamo anche la Moseti, che anche lei solitaria, è rimasta sola, quindi ovviamente deve fare il suo ritmo forsennato. Sì, ma lei ovviamente ha corso sempre come sola, ha preso un ritmo, quello è costante. Sì, è stato con un po' di atleti, ma comunque sia l'ha fatto lei. Sì. Sono gli altri che hanno approfittato del ritmo della Moseti per cercare di ottenere un buon risultato, insomma. Ecco, quindi già per esempio molti atleti vengono doppiati, ma vedete ancora imperterrita proprio la mimica facciale di quest'atleta, mentre qui i tre sono sempre saldamente al comando con Vangi. C'è da dire che le strade erano proprio sgombre da tutto, dove c'erano le macchine che davano noi sono state fatte portare via. Ecco, direi che l'azione della polizia locale è stata determinante, col supporto anche con il sostegno anche dell'amministrazione comunale, che ha dato veramente via libera a far sì, ha dato importanza a questa manifestazione, esatto, che la manifestazione fosse completamente libera. Chiaramente ha creato, diciamo, delle difficoltà anche a noi dal punto di vista organizzativo, perché abbiamo dovuto impegnare tantissimi volontari, sì. Addirittura anche la protezione civile di Castiglionfiorentino, 4 ambulanze con medico a bordo. Quindi veramente un impegno organizzativo immane, insomma, che molti non sanno cosa significa organizzare una manifestazione, ma per organizzare un evento di questo livello veramente impegna tantissimo e tantissimi soggetti. Qui intanto vediamo proprio l'azione finale, qui siamo in via Giotto, in cui Bernard e Kip Corir allunga, si alternano fra Vangi mentre cede Calale, e qui vediamo che Kip Corir allunga decisamente, ma Vangi come un'ombra lo segue di passettini corti, rapidi, però è sempre lì, e siamo proprio nell'azione finale, nell'azione, diciamo, di via Giotto, ancora a insistere, vedete i doppiati sembrano che facciano un ritmo che quell'altro vadano di passo, ma finalmente vanno il doppio, perché questa è una cosa impressionante, una cosa impressionante. Vediamo proprio questi ritmi forzati, addirittura anche la telecamera che li segue a volte ha quasi difficoltà a seguirli fino alla fine. Vedete la polizia municipale che chiaramente tutela anche questo passaggio, quindi molto importante. Quindi la piccola salitella prima di affrontare il rettilineo conclusivo, i 350 metri finali di via Crispi, e vediamo che eccolo qua, quindi è ripassato al comando Vangi, che un attimino recupero, ma Corir ancora insiste nell'azione, e se uno dovesse fare un pronostico in questo momento qui ovviamente darebbe vantaggio a
Kip Korir, l'atleta con le leve più lunghe, perché sembra più fresco, più dinamico, ma mai dire mai, e quindi questo avviene anche in questa occasione, ma è una volata così lunghissima, non la vedevamo come l'anno scorso è venuta a livello femminile, quest'anno a livello maschile è una cosa pazzesca, direi quasi impossibile, non si vede, si vede rarissimamente vedere un arrivo così ancora concitato, ma soprattutto incertissimo fino alla fine, e addirittura qui vedete che Vanji cerca quasi, sembra quasi che desista, ma non desiste, anzi addirittura proprio nel finale vedete, riesce a passare gli ultimi 30 metri, addirittura la telecamera viene quasi ingannata per riprendere il traguardo, quindi va a vincere ed eguaglia il record, anzi migliora il record di un secondo di Aberishan, mentre eguaglia Kip Korir quello di Aberishan. Terzo posto 1.23 invece per Kalale Ismael Shalanga, quarto posto per Tiongik, quinto posto per Solomon Kutch. Ecco qui vediamo questi cinque atleti, tutti del Kenya, addirittura tutti sotto l'ora 03. L'ora 2.40, quindi pensate un po', insomma, risultati di altissimo livello tecnico che colloca la mezza maratona di Arezzo fra le più importanti d'Italia. La rosa corre bene, eh? C'ha un ritmo, sì, forse sì. Chiaramente non è rilassato, esatto, quindi rilassato, ormai non aveva, diciamo, lo stimolo per poter tirare, però lo sappiamo benissimo che anche lui nella volata finale va molto forte, quindi l'arrivo, e vediamo, un complimenti per Stefano Rosa, che ovviamente è sempre un beniamino degli aretini, grande personaggio, grande atleta, ma grande uomo direi, quindi un personaggio importante. E qui vediamo l'arrivo, invece la sorpresa che tutti non pensavamo, anzi addirittura pensavamo che avesse tagliato il percorso, quindi l'entusiasmo è stato un pochino assopito proprio da questa incertezza che poi dopo è stata svanita. 1.08.44, che è uno dei migliori risultati a livello internazionale mondiale, insomma, ecco. Quindi poi vediamo Yassin El Khalil ancora leggermente sottotono nella partita troppo forte, poi Daishun che arriva al traguardo, ecco, via via si susseguono, dicevamo, per la Moseti 1.08.44 è un grandissimo risultato internazionale e migliora addirittura qui ad Arezzo di quasi un minuto la prova. Intanto qui la soddisfazione di Graziano Emanuele, che giunge al traguardo con il suo miglior tempo sotto l'ora e 12 anche per Malvin Matthews, e via via, ecco, tutti i vari risultati che si susseguono. La Cavallin Naimana 1.12.22, anche lei una grande prestazione anche per la Mungulei, addirittura fa il record anche lei della sua gara, ma vedete proprio quanta gente c'è anche al traguardo, quindi veramente grande spettacolo. La Mungulei che tra l'altro non corre male, quindi è un'altra atleta che corre molto bene. Poi vediamo qui l'atleta invece della Galla di Pontedera, che è Perry Francesco, che è andato molto forte. Poi arriva anche Alessandro Annetti, che con questa gara diciamo che ormai è prossimo alla vittoria del Grand Prix 2019, avendo fatto un'annata strepitosa, ma direi un altro atleta che è andato molto forte, Lorenzo Mori, giovanissimo, che con 1.13.50, e poi arriva anche la Gerotic 1.13.52, poi la Kenboy 1.14 netti. Ecco, quindi per quanto riguarda invece l'arrivo, vediamo anche Nucera, soddisfatto della sua prestazione, 1.16.06, poi Mugellini 1.16.10. Ecco qui vediamo ancora altri atleti, Vannuccini, ecco Nucera, scusate, Nucera. Sì, no, quell'altro era Mugellini, poi ecco vediamo Vannuccini Francesco, anche lui è andato bene, 1.16.12, poi Pastorini Michele, altra prestazione diciamo di tutto rispetto per l'atleta della Polisportiva Prociano, poi Luca Baldi, eccolo qui, dell'Atletica Castello, poi Mari Roberto. Mari Roberto, poi Bucca Lorenzo, ecco qui intanto arriva anche la Martinetti, la Costanza Martinetti con 1.16.36, quindi fa il suo personale, soddisfattissima l'atleta Umbra, sì, che è stata allenata da Luigi Esposito, e qui intanto vedete ancora uno scorcio del pubblico al traguardo, poi vediamo Stocchi che giunge alla conclusione della gara. Ecco, via via si susseguono un pochino tutti gli atleti. Dicevamo Moreno, quell'errore che è stato fatto all'inizio del secondo giro, sicuramente qualcuno o ha spostato la transenna e ha tagliato il nastro, se no non riusciamo a capire le motivazioni, hanno girato lì, perché poi fra l'altro è 20 metri dopo il traguardo,
ed è a 10 metri dal ristoro, quindi insomma c'era un sacco di gente lì, strano, non era presenziato proprio in maniera specifica, ma c'era gente lì intorno, quindi stranamente quella cosa lì, non sappiamo chi è stato il primo a fare questa cosa, poi hanno, qualcuno di seguito gli hanno seguito, sì, però peccato, non tutti sono andati dietro, qualcuno è andato, ha fatto il percorso regolare, quindi non si sa il motivo. Esatto, perché hanno scelto queste direzioni. Anche lì non sappiamo effettivamente quello che sia successo, che sia accaduto. Peccato, perché ovviamente in una giornata stupenda questo neo ovviamente ha un po' offuscato alcune cose. Detto, per l'appunto diciamo 20 persone, però peccato, queste tentavano di fare il proprio tempo, quindi sono state diciamo anche fra virgolette danneggiate per ottenere un risultato importante, che era l'occasione buona per farlo. Sì, sicuramente il percorso era adatto e cioè, qualche volta sicuramente è dispiaciuto anche a loro sbagliare. Però, certo. Fra l'altro anche i giudici ovviamente non hanno visto nessun reclamo, quindi non hanno potuto modificare la classifica. La classifica diciamo si manterrà come tale. Sappiamo benissimo, alcuni l'hanno diciamo affermato in maniera corretta, che hanno tagliato, quindi abbiamo cercato di sopperire anche ad alcune premiazioni di qualcuno che era entrato, quindi noi abbiamo cercato di darci da fare, ma d'altra parte questo deve essere fatto dai giudici della federazione, e i giudici comunque della federazione ovviamente se non hanno... Chi ha sbagliato lo potete vedere nel nostro sito, nella classifica ci sono i tempi di passaggio e il tempo finale, quindi in base a quello uno può valutare chiaramente chi ha sbagliato e chi non ha sbagliato. C'è il passaggio del primo giro, che ovviamente non è consono alle caratteristiche, quindi diciamo che noi abbiamo ipotizzato che una ventina di atleti abbiano sbagliato il percorso e quindi hanno, ahimè, però non capiamo veramente le motivazioni. Se qualcuno avesse qualche indicazione ci farebbe piacere averlo. Come dicevamo, i giudici non possono modificare il percorso perché non hanno delle prove tangibili, quindi andiamo tutto per supposizioni, per quello che alcuni ci hanno riferito, alcuni atleti che hanno diciamo ammesso in maniera molto corretta di aver tagliato. Ne abbiamo avuti 4-5 che l'hanno ammessi, altri però non sappiamo. Intanto è arrivato avanti scalzo, ha fatto tutto questo percorso scalzo, quindi direi un gran applauso anche per l'atleta aretino. E ecco, dicevamo, per quanto riguarda poi la Melis, abbiamo sponsor, intanto vediamo il vice sindaco insomma insieme a Rossi della Il Riparo, poi Campani che arriva. E qui ecco, c'è tutta una serie di atleti che completano la loro competizione. Intanto che termina la competizione, noi ecco, possiamo parlare della prossima domenica, ovviamente 10 novembre. Non ci fermiamo, perché terminata la mezza maratona siamo già subito pronti purtroppo per un altro evento. Quindi l'ultimo della stagione. Sì. Dopo ci sarà la premiazione del Grand Prix a dicembre. Intanto vediamo gli arrivi soddisfatti di alcuni atleti, questo ci fa estremamente piacere. Dicevamo che l'8, il 9 e il 10 ci sarà la festa dello sport a Policiano, pappardella alla lepre, quindi sarà un evento diciamo sportivo e culinario. Il primo piatto è pappardella alla lepre, quindi insomma. E dicevamo, mentre il venerdì ci sarà un torneo di biliardino, il calcio balilla, il sabato ci sarà un duathlon sprint, la domenica ci sarà il trail Memorial Gabriele Annetti al mattino e 22 km. Esatto, quindi sarà un percorso molto spettacolare, ormai sono diversi anni, anche qui, ahimè, ci sono stati qualche problema, speriamo di non averli anche in questa occasione qui. Noi ce la mettiamo come al solito sempre tutta, quindi ci auguriamo che tutto proceda regolarmente. È un trail non particolarmente difficile, però è spettacolare anche questo, e quindi vi aspettiamo tutti ovviamente domenica 10, la partenza è alle 9 del mattino, le iscrizioni ancora sono a quote basse perché siamo a 5 euro fino al primo di novembre. Fino al 31 ottobre, sì. E poi dopo aumenteranno, diventeranno 10 fino all'ultimo giorno, invece che saranno 15. Ci saranno dei premi che ognuno degli atleti che terminerà la gara potrà scegliere tra prodotti tecnici della Mizuno, dell'ASICS, della Karu, e quindi potranno anche vedere e scegliere il prodotto che gli aggrada di più. E poi ci saranno ovviamente le premiazioni per le varie categorie, ci saranno varie categorie per la 12 e per 8 categorie per la 12 e 4 categorie invece per la 22.
quindi sarà un impegno importante. Ormai diciamo è assodata anche un po' il tracciato, anche se il tracciato, Moreno, con l'alluvione che c'è stata, l'alluvione della di fine luglio, nella parte quella più lunga ci sono le tratte sono abbastanza dissestati, e sia in salita che in discesa, ma la salita, cioè dove c'è la strada adesso, cioè nel mezzo c'è un fiume quasi, quindi bisogna correre dalle parti, però in salita si va bene, in discesa c'è qualche sasso scoperto perché quindi ha portato via attenti, tutta la terra, bisogna stare un pochino attenti. Ma uno che è abituato a fare il trail, però anche rispetto agli anni è un pochino più difficoltoso, bisogna guardare dove anche la fase iniziale, perché anche sotto il ponte effettivamente c'è una voragine lì, anche lì bisogna stare molto attenti, ma insomma comunque sia è un trail fattibile, praticabile rispetto ai trail estremi. Estremi non ci sono queste condizioni, almeno ci auguriamo. Ovviamente c'è la portata anche di fare una camminata ludicomotoria di 12 km come il primo tracciato, quindi uno che non è diciamo tesserato, non c'ha certificazione medica, può fare ugualmente facendo un tratto, diciamo lo stesso tratto, però non avendo una classifica. Il tratto più bello del trail è quello dei 12 km, perché sono le single track in mezzo al bosco, che lo fanno anche quello delle 22 km, però dopo vanno in cima alla Croce di Lignano e lassù, sperando che sia il tempo bello. Uno può vedere ogni anno, purtroppo perché... abbiamo avuto sempre la nebbia, ma ci auguriamo che sia nebbia, che non sia pioggia, quindi questa è la cosa fondamentale, perché a novembre non è facile trovare le giornate belle, però dato che il giorno dopo è San Martino, quindi speriamo bene, calcolando che poi nel pomeriggio ovviamente a pranzo ci sarà la pappardella alla lepre, e il pomeriggio alle ore 15 sarà invece il Memorial Netti settore giovanile, quindi vedremo anche lì tanti bambini delle scuole e delle varie società che parteciperanno, oramai numerosi come abbiamo visto anche gli scorsi anni, tanto che arriva anche Francesca Barneschi in questo gruppetto abbastanza sorridente ma provata, la vedo abbastanza provata, quest'anno forse era poco allenata, era meno allenata. Rispetto agli anni scorsi è un pochino più... Sì, un pochino più a corto di preparazione, però sa, anche lei lavora, quindi fa i turni. Ecco, dicevamo che sia, ringraziamo ovviamente gli enti che hanno contribuito alla realizzazione di questa manifestazione, il Comune d'Arezzo, la Polizia Locale, il Centro Sportivo, poi c'è il discorso ovviamente della Croce Bianca di Ricutino, i medici che hanno partecipato con il dottor Tommasini, con altri medici che hanno preso parte a questa manifestazione, gli speaker Michele Manescalchi e Fabio Fiaschi, insomma, ecco, quindi tutti anche i giornalisti che hanno commentato positivamente questo evento, che ci auguriamo possa ripetersi anche nel 2020 e perché no, migliorando anche quelle carenze che quest'anno si sono create, soprattutto in questa defaianza che c'è stata all'inizio del secondo giro. Ci auguriamo che non possa accadere più. Ovviamente gli atleti erano al corrente, ma capisco che quando uno corre poi non è così mentalmente fresco per poter affrontare. C'è anche troppa gente nel mezzo, quella che disturba, quella che non c'entra niente, che bisognerebbe essere cattivi. Anche lì sì, ecco, nella zona del traguardo ci sono troppi soggetti che a volte che non c'entrano niente. Ci vorrebbe anche lì ora, creeremo anche noi tipo butta fuori per cercare di mandare fuori, ma non ci sarebbe necessità. Ognuno dovrebbe capire la propria diciamo competenza, dovrebbe capire cosa deve fare, ma non perché non vogliamo che restino lì. Ecco, intanto abbiamo visto l'arrivo di Fior di Giglio, il pugile aretino, che ha voluto essere partecipe, fare questa mezza maratona, ha fatto un'ora e 30 e poco più, quindi direi un grande successo per potrebbe, un pugile. Potrebbe migliorare tanto. Insomma, quindi è tutto da... Perché è giovane, siamo dell'84 mi sembra. Insomma, è un atleta che è venuto ancora a fare iscrizioni, ha fatto tesseramento, ha fatto tutto, quindi è regolare. Ecco, un'altra cosa che raccomandiamo a tutti gli atleti, giusto, che molto spesso, ahimè, è successo anche questa fanno finta di non saperlo, anche i presidenti, perché dare i pettorali a persone che non è il loro pettorale non è regolare. A me, io domenica mi sono accorto, succede qualcosa, sono problemi importanti. Mi è passata per avanti una persona che non era iscritta e c'aveva il pettorale di un'altra persona. Questo non avvenga, cioè se ci sono queste modifiche lo facciano presenti, perché succede qualcosa. In primis è il presidente che ha dato questa pettorale a una persona che non era iscritta,
e poi anche l'organizzazione ci mette la faccia, perché in questo caso qui noi come possiamo controllare? Noi ci fidiamo che gli atleti, quelli che vengono lì, sicuramente il presidente viene a prendere i pettorali e quindi il presidente siamo costretti a darli al presidente, perché il presidente certo, dovrebbe essere una dovrebbe persona seria, dovrebbe essere il garante della società stessa, insomma, ecco, non a caso quando noi inviamo anche le nostre iscrizioni dimostriamo e quindi confermiamo che l'atleta è regolare, che ha tutte queste caratteristiche. Poi dopo, se uno sostituisce il pettorale con un altro, non c'entra poi più niente, quindi bisogna stare sempre molto attenti su quello che avviene, insomma, sono cose importanti, ecco. Direi che anche questa cultura dell'imparare a dare a ognuno il proprio pettorale, se c'è qualche modifica farla, in modo tale che chi gareggia regolarmente. Intanto vediamo che l'arrivo anche di Calabro Antonio, il nostro poliziotto, poi via via, ecco, si sussegue un'altra guardia, vedete qua, ecco, vediamo anche Cannucci che è arrivato, il primo passaggio 1.34, l'ha detto, è voluto arrivare sicuramente, sì, perché non è la sua posizione questa. Era partito bene, la partita purtroppo ha avuto qualche problema, ma ormai voleva completare, quindi ha voluto chiudere. No, finalmente ha dimostrato che è uno sportivo, ha dimostrato che, cioè, il risultato gli piace, però sicuramente piaceva anche aggiungere in fondo e... No, anche perché poi fa piacere anche quando uno corre insieme a tanta gente in zona arrivo, non capita spesso, molto spesso se arriva nelle competizioni si arriva che c'è quasi più nessuno. Sì, no, sì, no, certo. Lui è abituato a gareggiare, certo, quindi non ha questi problemi. Però. Certo, certo. E qui intanto vediamo ancora susseguirsi un po' i vari concorrenti. Ancora 1.35 sono arrivare 500 persone. C'è quasi un'ora ancora, C'è quasi un'ora ancora, devono giungere al traguardo. Intanto vediamo anche la Rossi Valentina, che però è sempre tenace, poi Lelli Filippo, eccoli qua, e si susseguono un pochino gli arrivi dei vari concorrenti. Ecco, poi anche dobbiamo ringraziare anche la Fondente, la GLP, poi... Italfime, te l'avevamo detto, sì. La TCA, insomma, ecco, quindi andiamo ancora volate, vediamo Orsini che ovviamente non... Fabianelli, pastificio. Esatto, ancora... Possiamo dire poi anche la Graziella Preziosi che ha contribuito con dei premi importanti anche per quanto concerne, poi la Coral CF, anche lì altri premi che ha messo a disposizione per i partecipanti. Insomma, ecco, ecco, poi ricordiamo anche la 3M che ha realizzato la medaglia di quest'anno, vedete, una medaglia proprio dell'oro di Arezzo, quindi ha voluto fare una medaglia dorata con l'emblema di Arezzo e la maratonina. Quindi non questa, è d'oro, dorata. È dorata, sì. Però già sempre una bella medaglia, quindi ringraziamo Dall'Avo Marco che effettivamente... Che ha gareggiato. Ha gareggiato, è arrivato un po' indietro, però quest'anno ha gareggiato il figlio, sì, che è arrivato benino comunque, esatto, quindi ecco, direi che tutto sommato una buona competizione, una buona collaborazione da parte di molti soggetti che hanno creduto in questo progetto della Maratona Città d'Arezzo. Vediamo se riusciamo anche a continuare su questa opera, è sempre più difficile perché poi le normative sono sempre più stringenti, ci sono sempre più difficoltà burocratiche e quant'altro, ecco, l'aiuto che diamo non soltanto agli aretini ma anche alle istituzioni che sostengano queste iniziative, perché per arrivare a questi livelli è passato tanto, tanto tempo, quindi tanti anni ci sono stati necessari per raggiungere e poter affossare tutto in pochissimo. Non ci vuole molto, non ci vuole, quindi cerchiamo di mantenere alto questo buon livello, penso che sia un prestigio anche per la città di Arezzo e non soltanto, ma ecco, che possa essere proprio una soddisfazione anche per i giovani vedere questo spettacolo, come vedete qui le bambine, i bambini che hanno corso in maniera divertendosi, ma soprattutto correndo senza pericolo in mezzo a tantissime persone, e questa è forse la cosa fondamentale. Abbiamo visto Della Lunga che aveva fatto un commento prima della competizione dicendo agli aretini di avere pazienza se avete una giornata in cui un'ora senza macchina potete stare, insomma, quindi lo ringraziamo anche per questo diciamo messaggio che viene fatto un pochino a tutti, ecco, cioè ci sono messaggi che vengono da tutte le parti, quindi ringraziamo le persone che vogliono bene alla Maratona Città d'Arezzo, che vogliono bene a uno spettacolo di questo tipo qui, perché se tutti insieme possiamo andare avanti lo possiamo fare con l'aiuto di tutti. Bene, ancora
Noi a questo punto qui vi lasciamo con il commento, vediamo un pochino la musica che verrà nelle prossime competizioni, poi e le interviste, e ovviamente noi l'appuntamento è la prossima volta con il Memorial Gabriele Nenetti, che sarà fra 15 giorni, quindi vedremo un pochino quello che avverrà. Con questo Fabio Sinatti e Moreno Sinatti vi salutano, ovviamente l'appuntamento alla domenica 10 novembre al trailer. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata con i programmi, ovviamente podismo e atletica. Sapevo di non essere pronto, però ci tenevo ad essere presente perché famiglia Sinatti mi invita sempre, quindi è doveroso esserci. È una manifestazione sempre bellissima, tanta gente e tanto pubblico durante il percorso. Un nuovo percorso molto bello e quindi mi sono comunque divertito oggi. Tue prossime prove? Allora ora comincerò la preparazione e farò una maratona intorno al mese di aprile. Quindi attività invernale niente, cross? Probabilmente farò un cross a fine novembre e poi però mi concentrerò più che altro sulla maratona, perché dovrò cercare di fare il minimo per le Olimpiadi di Tokyo e quindi correrò una maratona ad aprile. Direi un risultato importante quello del 2019 in questa 21esima edizione della Maratona Città d'Arezzo, con grande, diciamo, anche il risultato tecnico per quanto riguarda il settore maschile, che ha battuto il record della gara. È stata veramente una gara molto battagliata, ma quello che dobbiamo sottolineare è stata la presenza massiccia di tanti appassionati di podismo e di atletica. La città che ha risposto in maniera positiva, grazie anche all'amministrazione comunale che ha dato il suo supporto importante insieme alla Polizia Municipale e a tutti anche i volontari della Polisportiva di Policiano. Che dire, che a questo punto è una gara che si colloca a livello internazionale fra le più importanti, ci auguriamo che possa proseguire così e che il nuovo percorso che abbiamo realizzato possa permettere ovviamente di raggiungere il risultato sperato, quello di scendere sotto l'ora. Quest'anno il caldo è stato anche determinante, quindi una giornata particolarmente, direi, estiva anziché autunnale, e allora probabilmente potremo ancora, diciamo, sperare in un grande risultato.